Allora, Federico Fioretto è stato manager, imprenditore e formatore in vari settori d'attività tra il 1984 e il 1998. Da allora ha deciso di approfondire la sua conoscenza del potenziale umano e di condividerla. Questo lo ha portato a tenere centinaia di corsi, conferenze e dare consulenze a imprese private, istituzioni pubbliche e persone in molte realtà diverse. Ecco, noi abbiamo chiamato Federico Fioretto di Neotopia proprio perché io ho seguito un suo discorso legato a Neotopia, il discorso del processo, magari qualcuno l'avrà visto, quando si è fatto quel convegno ai Teatini, dove ci si era posta la domanda se c'era violenza in medicina, ricordo bene? Ecco, è un'indagine che poi avete fatto una ricerca, avete anche poi dei risultati. Benissimo. Vedo qualche medico che era presente a quel convegno che è qua in sala con noi. E quello che così ci ha colpito, a parte quell'indagine fatta, ma quello proprio di sviluppare e cercare di approfondire il potenziale umano. Quindi quello che più ha stimolato in noi questo invito è proprio la sua passione, lo stimolo proprio nell'innovazione, dare accesso a ciascuno all'illimitato potenziale che ogni essere umano possiede, ma raramente sa come usare. Quindi un potenziale che tutti abbiamo, tutti indistintamente, come quell'energia che fino ad oggi è stata descritta, tutti abbiamo, ma magari non siamo in grado di mettere in movimento nel modo giusto. Federico, qua con noi ci darà qualche. Abbiamo fatto un errore? No, dobbiamo fare una cosa. Il presidente. Dobbiamo fare una Ah, cosa. il presidente. Ubi Maior. È doveroso anche questo ringraziamento, anche perché so che sono di corso e sono dovute dividere tra più impegni. Io chiamerei qua vicino a me la dottoressa Margherita Spezia, in rappresentanza della cooperativa San Martino, che ha reso possibile questa giornata tanto attesa, perché ci abbiamo lavorato quasi un anno. Tu porti Margherita un nome, un cognome importante, perché tuo nonno è stato uno dei decani della Costituzione. E questo è un piccolo presente che desideravamo dare alla cooperativa San Martino come spazio testa. Grazie ancora dell'aiuto che ci avete dato. Grazie. Grazie a voi, grazie Laura e Alberto per l'invito a questa giornata e come Cooperativa San Martino siamo contenti di aver potuto contribuire in minima parte all'organizzazione del ricevimento e accoglienza tramite le ragazze, le hostess. Grazie, buon proseguimento. Grazie ancora Margherita. Prego, dottor Fioretto. Grazie. Allora, come prima cosa io vi chiederei di fare un piccolissimo esercizio e vi chiederei di alzarvi tutti in piedi. Non vi faccio sudare, ma vi chiedo soltanto un piccolo movimento. E poi chiederei alle persone nelle prime quattro file di girarsi e guardare le persone delle altre file. È una cosa molto semplice, prime quattro file girarsi e adesso vi chiederei di complimentarvi gli uni gli altri per il sostegno che state dando a questa giornata con la vostra partecipazione con un bel applauso. Bene. Adesso vi potete rigirare di qua. Perché una giornata così, senza la partecipazione del pubblico costante, empatica, interessata, non funziona, non c'è comunicazione per parlare di una cosa che mi interessa. Io sono consapevole di parlare nello spazio-tempo del professor Carrara, quindi cercherò di essere efficiente e comunque di darvi delle informazioni, di fare delle riflessioni che possono essere interessanti. Comincio a fare alcune riflessioni sulle quali magari vi chiederò un parere, strada facendo, sui sistemi di cura e sul modo nel quale nella nostra società è tutelata e curata la nostra salute. Allora, così, grosso modo, qualcuno, che possiamo liberamente inferire chi sia, vuole farci credere che il sistema è organizzato in questo modo per una serie di buoni motivi,
che è fatto così per ridurre i costi, che ci sono solide ragioni di buona gestione, che è fatto nell'interesse degli utenti, della società, che ha delle ottime performance. Se vogliono farci credere che questo, per usare una parola trendy, è molto smart, è molto intelligente, è geniale fare così, bisogna farlo. Questo sistema è un sistema verso il quale stiamo tendendo, che è il sistema americano. Stiamo cercando di americanizzare il nostro sistema di salute. E allora io vi chiedo di fare una riflessione, vi pongo una domanda e vi chiedo se veramente americanizzarsi è smart. Vi spiego in due parole questo grafico, che visualmente ci dice che il sistema americano è quello che ha il maggior costo pro capite di sistema sanitario e la minor aspettativa di vita per la popolazione di tutti i paesi dell'OCSE, i cosiddetti paesi sviluppati del mondo. Quindi, se dovessi dire che voglio tendere a questo sistema, io direi che forse il sistema più smart non è quello americano. Eventualmente potrebbe essere quello giapponese, soltanto guardando un rapporto costo-prestazione. Il nostro non è malaccio, eh? Noi ci lamentiamo tanto, ma il nostro sistema costa poco e complessivamente funziona anche bene. Okay? Così, piccola riflessione, forse non è così smart. Vediamolo, altro parolone di questi manager dei grandi sistemi, gli economisti, eccetera, per ragioni di performance. Allora, visto che vogliamo aziendalizzare, vediamo che cos'è una performance nel mondo delle aziende. Questa è una definizione che viene da un classico modello di eccellenza nella gestione delle imprese e ci dice che un'organizzazione eccellente è quella che non solo raggiunge ma supera costantemente le aspettative di tutti i suoi stakeholders, portatori di interesse, tutti quelli la cui vita è influenzata o influenza il sistema. Andiamo un pochino a vedere come stanno gli stakeholders del sistema sanitario e valuteremo una serie di elementi. Cercherò di rendervela anche questa breve. Naturalmente c'è qualche trabocchetto nella mia presentazione. La prossima diapositiva contiene una tabella che io vi mostrerò per un minuto e poi dovrete ripetermela a memoria. Ok? Guardatela per un minuto e poi vi interrogherò su quali sono i componenti di questa tabella. Ovviamente è uno scherzo. Questa è una tabella semplicemente che io vi mostro così articolata, bla bla bla, che ci dice a sinistra i paesi dell'OCSE, in alto una serie di malattie dalle quali il sistema cerca di non farci morire e di nuovo ci dice che il sistema statunitense sta molto in basso, settultimo, e il sistema italiano sta molto bene. Quindi, nuovamente, forse dovremmo stare attenti e tenerci un po' stretto quello che abbiamo, che si può migliorare in tanti modi, integrando, per esempio, le varie medicine, i vari sistemi di cura, ma non è proprio da buttare via. Vediamo in tema di prestazioni, di qualità della vita, che questo sistema tutela, diciamo, nel mondo, e ci accorgiamo che la nostra salute complessivamente non è molto ben tutelata dal sistema attuale di cura. Ci accorgiamo di questi dati sulla depressione, è veramente assurdo che in questo mondo la depressione sia la maggiore causa di disabilità sul pianeta, che ne soffrono tutti questi milioni di persone e soprattutto che è una grande causa di sofferenza, in particolare per le donne, nei paesi a medio e alto reddito, cioè i paesi dove sostanzialmente c'è un sistema sanitario, c'è un sistema di cura, non ci sono i tanto dispregiati stregoni, che tante volte funzionano anche bene, ma ci sono i sistemi strutturati costosissimi. Quello più costoso è quello che ha la maggiore depressione nel mondo. Ma andiamo avanti, non è una critica geografica quella che voglio fare, voglio indagare quanto i portatori di interesse del sistema sono soddisfatti. E quindi vado a vedere, questo semplifico guardando semplicemente una linea di questa tabella, ci dice in sostanza che una media di cittadini di questi paesi del 25% è soddisfatta
del funzionamento del proprio sistema di tutela della salute, e la media quindi del 75% dei cittadini non è soddisfatta. Se la valutiamo, vogliamo aziendalizzare? Ok. Valutiamola da un punto di vista di performance aziendale? Se dovessimo vendere frigoriferi, noi avremmo mediamente il 75% della clientela che non è soddisfatto dei nostri frigoriferi. Trattandosi della nostra salute, forse dovremmo stare più attenti di quanto facciano le aziende di frigoriferi, che sono attentissime perché ci campano col fatto di avere i clienti soddisfatti dei loro frigoriferi. Un altro stakeholder interessante è, diciamo, il contribuente, il tanto vessato contribuente. Questo è un dato che mi ha molto colpito quando l'ho guardato. Noterete che generalmente non c'è l'Italia. Ormai il nostro paese è diventato talmente insignificante nel contesto internazionale che spesso negli studi non lo si trova, a meno di non andare a cercare proprio dei dati specifici, ma le grandi centrali di ricerca su questi temi lo considerano poco. Questo mi ha veramente molto colpito. Questa è la percentuale di cittadini che considerano che la metà o più dei soldi che sono spesi nel loro sistema di cura sono sprecati. E questo mi ha colpito tantissimo. Lasciamo stare il primo paese, che è un paese un po' particolare. Negli Stati Uniti più della metà dei cittadini pensa che i soldi siano buttati via. Nei paesi europei che sono vicini a noi ci sono dei dati impressionanti. La Germania, che è il paese migliore, Lussemburgo, insomma, alla fine è una grossa città, ma la Germania, un cittadino su quattro pensa che metà o più dei soldi investiti nel sistema sanitario sono buttati via. Quindi gli stakeholder di questo sistema non sono tanto soddisfatti. Vorrei insieme a voi, se è possibile, rimediare al nostro miserando status internazionale e fare velocemente un'indagine in sala, molto così alla buona, su quanti cittadini italiani sono soddisfatti del nostro sistema di tutela di cura. Per cui chiederei, per alzata di mano, in sala, quanti di voi sono soddisfatti della prestazione del nostro sistema sanitario? Molto o abbastanza? Alzata di mano, quanti? Beh, in relazione a noi stessi, perché sulla base di noi possiamo valutare. Molto o abbastanza soddisfatti? Ok? Verifica quanti sono poco o per niente soddisfatti di questo sistema di cura. Bene, allora, grosso modo, per non perdere troppo tempo, direi che stiamo bene, perché mi sembra che i soddisfatti siano grosso modo il 60% della sala. A contrario, questo significa che c'è comunque un 40% di stakeholder che sono mica tanto soddisfatti. Ok? Qui eravamo sugli utenti. Andiamo a vedere un attimo chi ci lavora in questo sistema, perché sono degli stakeholder importanti nel sistema. È gente che ci passa la vita, anche se non ha problemi di salute. Questi ci lavorano e qui ce ne sono tanti gli operatori. Questo è un dato che è piuttosto interessante, è sugli infermieri. E ci dice quanti infermieri si considerano nella condizione di burnout in questi paesi. Poi vi faccio vedere successivamente qual è la definizione. Comunque è uno stato di, diciamo, stress consolidato permanente con una serie di alterazioni che portano anche cambiamenti di comportamento e che hanno delle caratteristiche fondamentali. Questi sono professionisti che si fanno una diagnosi, non è una chiacchiera da bar, sono infermieri che conoscono bene di cosa stanno parlando e si considerano in questa condizione. Quindi vedete che delle percentuali molto alte, lasciamo stare la Grecia che magari all'epoca già viveva una situazione un po' particolare nel settore pubblico, eccetera, ma sono numeri preoccupanti. Se io valuto questa cosa col mio occhio da uomo d'azienda, dico a cipicchia, ma se il mio personale fosse in questa condizione qui, ah beh, io mi preoccuperei molto. E invece mi sembra che sia una preoccupazione che in quelli che prendono le decisioni rispetto al sistema non sia una preoccupazione presentissima. Questo giusto per dire, appunto, per i non tecnici, che cos'è il burnout. Oggi si usano ancora queste definizioni piuttosto datate, ma ancora considerate valide per definire il burnout. Quindi è una condizione grave, permanente, caratterizzata da questi tre elementi, quindi
molto specifici: l'esaurimento emotivo, la spersonalizzazione, la mancanza, diciamo, di senso di realizzazione professionale. Possiamo anche, se vogliamo, dirlo da profani o con un'immagine: è la condizione nella quale io sento stress solo in due momenti della giornata, di giorno e di notte. Okay. E questo è il burnout. Allora, il burnout non è solo una chiacchiera, è una cosa che ha degli effetti importanti. E di nuovo, allora, vogliamo aziendalizzarci? Vogliamo essere smart? Benissimo. Allora, ci causiamo, col nostro tipo di organizzazione, di funzionamento, questi che sono elementi caratteristici per un'organizzazione che comporta una condizione di burnout del personale. Sostituire personale, soprattutto personale estremamente qualificato e competente, costa un sacco di soldi, o personale che se ne sta a casa. Qui mi sembra che ci siano dei primari o dirigenti di strutture ospedaliere, sanno cosa vuol dire essere sotto organico perché c'è del personale in malattia, e il burnout è una classica causa di questo. Qualità della cura che diminuisce, aumento della conflittualità nella relazione di cura. Chiaramente una persona in burnout è molto meno disponibile, è molto meno capace di essere empatica, e poi magari, se ci volessimo anche preoccupare un attimo del costo umano delle persone che vanno in burnout. Noi abbiamo l'opportunità di lavorare in strutture ospedaliere, abbiamo conosciuto e conosciamo gente in burnout, e sono persone che stanno molto male, e forse bisognerebbe cominciare a preoccuparsene. Beh, già che siamo su questi temi e sul malessere, io rifletterei un attimo su un dato interessante: il tasso di suicidi tra i medici, che è estremamente più alto di quello della popolazione generale. In particolare per le donne medico, donne che sono molto più sensibili di noi uomini, e quindi probabilmente in quelle situazioni di grande carico emotivo e di grande esigenza di coinvolgimento empatico soffrono di più, ma questa è una mia inferenza. Però questi dati ci dicono che possono arrivare fino a 5 volte e mezzo, quasi 6 volte il tasso di suicidi nella popolazione generale. Questo è un rischio professionale enorme, senza contare il fatto che, questo è un dato non freschissimo, ma per poco che ne so più o meno è rimasto, la più comune causa di suicidio tra i giovani medici, tra i giovani medici è suicidio, una cosa gravissima. Abbiamo invece scoperto, tenendo un seminario per dei professionisti australiani un paio d'anni fa, che gli avvocati sono quelli che ci provano di più. E qualcuno malignamente suggeriva, non so se ci sono degli avvocati in sala, che forse sarebbe bene che i medici dessero un po' di competenza agli avvocati, perché fossero un pochino più efficaci, ma questa è una battuta molto tipica del mondo anglosassone, che ha un po' il dente avvelenato con gli avvocati, forse per com'è il sistema giudiziario. Un altro elemento di preoccupazione per lo stakeholder interno, per l'operatore, il professionista del sistema della salute, è la frequenza, l'incidenza della violenza diretta contro lo staff dei sistemi sanitari, in particolare degli ospedali. Questi sono dati vecchiotti, ma il Di Martino, che è un mio buon amico, mi ha confermato che grosso modo i numeri sono rimasti gli stessi, come un ricercatore dell'ILO, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, molto ferrato su tutti questi temi. Chiaramente lavorare al pronto soccorso, soprattutto in un sistema nel quale anche l'utente non è tanto preparato ad affrontare le situazioni di emergenza e si sfoga sul primo che capita, comporta uno stress gravissimo. Bisognerebbe preoccuparsene e fare in modo di ridurre questo carico o di aiutare gli operatori in qualche modo a elaborarlo, cosa che non ci risulta ci siano le risorse per farlo. Adesso vi volerò via l'argomento medicina difensiva, perché ci sono delle cose. Questo è uno studio americano che è ben fatto, sostanzialmente viene confermato da dei dati che vi darò dopo, di uno studio fatto dall'Ordine dei Medici di Roma, grosso modo nella stessa data. Ci dice questo studio americano in sostanza che
le procedure di medicina difensiva, che significa procedure diagnostiche, ricoveri o terapie praticate prevalentemente, ma non solo, per prevenire il rischio di controversie legali dovute a negligenza professionale, ha un'incidenza di circa $450 all'anno per cittadino. Vuol dire una famiglia di 4 persone spende quasi $2,000 all'anno per niente. Ok? Questo così, parlando di soldi, oggi interessano molto i soldi nei sistemi sanitari, no? Ci preoccupiamo magari un attimo anche delle cure, perché queste preoccupazioni ci dicono che diminuisce molto la qualità delle cure, perché la paura fa 90, ma quindi diciamo fa in qualche modo tirare indietro rispetto al fatto di vedere pazienti a rischio, di effettuare procedure più a rischio. Alla fine diventa un rifiuto di cura. E poi c'è un altro capitolo del quale non ci interessiamo forse. Qual è il costo iatrogenico per il paziente? Prendersi una TAC non necessaria. Quanto costa in termini di radiazioni inutili che io ho assorbito? O fare una chemioterapia preventiva? O fare comunque una terapia inutile, fatta solo per prevenire il rischio. Qualche anno fa io ho fatto l'esperienza di avere uno shock anafilattico e la cosa ha voluto che il medico che mi ha salvato la pelle, insieme naturalmente al mio karma, si è scoperto di essere una mia vecchia amica. Qualche giorno dopo ci siamo rivisti, come stai, come si è ripresa, eccetera, e mi racconta che nel momento del soccorso sul divano di casa mia mi ha infilato in vena 4 volte tanto la dose di cortisone o qualche altro accidente, ma 4 volte era il cortisone, mi ricordo, che mi avrebbe dato in scienza e coscienza per tranquillizzare la sua infermiera, che siccome il giorno prima avevano perso un paziente per la stessa faccenda, era terrorizzata che succedesse qualche cosa, di incorrere poi in una denuncia perché il paziente era morto e non l'avevano soccorso bene. Io il cortisone l'ho assorbito, però è una riflessione da fare. Qual è stato il costo iatrogenico di un'iniziativa dovuta fondamentalmente a uno stato di paura, a un'insicurezza anche di essere tutelati, che si è operato in scienza e coscienza e le cose poi sono andate in un modo diverso da come previsto. Così, riflessione. In Italia l'Ordine dei Medici di Roma ci dice che grosso modo le cose vanno così male. Lasciate stare i numeri a destra che ci dicono quanto è l'incidenza di queste cose sul costo totale, ma i numeri di sinistra ci dicono che queste percentuali di medici fanno queste cose: prescrivono farmaci, prescrivono visite specialistiche, accertamenti o ricoveri ospedalieri per queste preoccupazioni. Vado un po' veloce perché comunque non è importante darvi più di tanti numeri, più importante a mio avviso riflettere su titoli, vista anche l'ora e vista la giornata e l'argomento, perché poi voglio fare qualche considerazione anche legata a ciò che abbiamo sentito oggi. Comunque numeri che ci confermano sostanzialmente il cambio dollaro-euro è circa 1,30 dollari per un euro, dei dati estremamente preoccupanti e di spreco enorme che avviene a causa delle pratiche di medicina difensiva. Quindi abbiamo degli stakeholder che non sono soddisfatti di come funziona il sistema del quale sono portatori di interesse, e abbiamo che dal punto di vista delle performance o del rendimento di questo sistema buttiamo via delle montagne di soldi. Allora vorrei fare una riflessione, e di nuovo abbiamo degli studi che hanno fatto semplicemente un'analisi statistica delle ragioni, questa è comunque una revisione sistematica di studi, sulle controversie, diciamo, per medical malpractice, e è stra-evidente, stra-provato, dimostrato e conosciuto che la quasi totalità delle controversie
paziente medico sono dovute a questioni di comunicazione, di relazione. Cioè, in generale, il paziente non mette in discussione la competenza di chi l'ha curato, ma mette in discussione il modo in cui è stato trattato o il modo in cui è stata condotta la relazione che è intervenuta. Ok? Questo è quello che sappiamo, andando a guardare sulla base di che cosa avvengono queste liti. Ok? E allora questo mi fa pensare che la scarsa capacità di comunicazione, oltre che la paura, una relazione che ormai è basata sulla paura da parte degli operatori, la si sente, la si percepisce, al di là delle statistiche e degli studi dell'Ordine dei Medici di Roma, sono veramente alla base della crescita di questa pratica di medicina difensiva. Cosa ci dice poi alla fine la medicina difensiva? Io faccio qualche cosa che non farei perché non mi fido di te e perché ho la sensazione che tu non ti fidi di me. Wow! Se guardiamo la comunicazione in un'ottica quantistica, come abbiamo parlato oggi, cioè uno scambio di vibrazioni e una risonanza tra i due diapason, medico, paziente, curante, paziente, qui ci diciamo che c'è una vibrazione bella bassa in questa relazione. E allora mi faccio una domanda. Che cosa manca? Cos'è che manca per far funzionare diversamente questo sistema? Ok, capacità di comprensione e ascolto. Empatia? Rapporto umano, ok. Ok. Qui dentro vediamo probabilmente in questa immagine queste cose che avete detto. Direi dall'aria rilassata che ha l'infermiera vediamo anche che c'è probabilmente il tempo, perché è difficile essere rilassati e ben disposti quando non c'è tempo. Cioè alla fine manca una buona relazione di cura, ok? Una buona relazione si costruisce sulla base di una buona comunicazione, perché la comunicazione è quella roba che mette appunto in comunicazione i due elementi di una relazione, ok? Mettere in comune, questo è il significato della parola comunicazione. E allora ci siamo posti delle domande sulla comunicazione. E cosa sappiamo sulla comunicazione? Sappiamo che la comunicazione, da lunga data, perché i primi studi sono degli anni 60, che la comunicazione ha effetto sul modo in cui il paziente segue, per esempio, le terapie, che ha influenza diretta sulla salute del paziente e che ha influenza, questo a partire già dalla psiconeuroimmunologia, quindi andiamo molto indietro nel tempo, sullo stato psicofisico emotivo del paziente, e di nuovo siamo sulla salute, perché poi un buono stato psicofisico emotivo chiaramente ci va a portare in una condizione di salute. Ma vi faccio un'altra domanda. Qual è nella vostra esperienza la percezione del livello medio di competenza di comunicazione degli operatori della salute? Allora facciamo come prima un sondaggio molto abbastanza, poco per niente. Quanti di voi pensano che le competenze di comunicazione degli operatori della cura sono molto o abbastanza buone? Alzata di mano, chi lo pensa? Ok. Chi pensa che mediamente le competenze di comunicazione degli operatori della cura sono poco o per niente buone? Quanti di voi? Ok. Infatti le competenze medie di comunicazione, grosso modo,
possiamo sintetizzarle con questa vignetta in maniera ovviamente provocatoria, ma forse più che, come dire, puntare il dito sulla persona, dovremmo riflettere che forse il sistema formativo dell'operatore della cura è un po' stupidino, se sappiamo appunto che la qualità della comunicazione ha un'influenza positiva sulla salute, e dice scusa, ma se il nostro mestiere è quello di produrre salute, questa è un'influenza positiva, perché non ce ne occupiamo? Non si sa. Per esempio negli Stati Uniti abbiamo scoperto che c'è una parte di formazione sulla comunicazione nelle università, nelle facoltà di medicina, tant'è che siamo andati anche noi quest'estate. E l'altra cosa per la quale secondo me è stupido, visto che siamo tutti affranti dai costi della sanità e sappiamo i costi della medicina difensiva, è che, questo è uno studio interessantissimo fatto in Canada, basse capacità di comunicazione causano un aumento dei costi, maggiori costi per controversie medico-legali. Ebbene, allora ce ne vogliamo occupare o no? Questo è uno studio interessantissimo, hanno misurato i test di qualità di capacità di comunicazione al momento dell'abilitazione alla professione, hanno seguito e monitorato questi medici per 10 anni. Mi piacciono gli studi quando sono fatti così, sono seri, sono approfonditi, hanno delle risorse che le finanziano, per fare della buona ricerca ci vogliono dei mezzi e delle risorse, e hanno trovato questo dato molto interessante. E allora vengo allo studio di neotopia, perché lo studio che abbiamo fatto come neotopia dopo il processo alla violenza in medicina, e saluto anche in sala l'avvocato della difesa, il professor Fabrizio Micheli, che allora proprio ebbe questo ruolo, sconfitto con onore, perché fu così votato dalla giuria un 70% di sì a favore dell'ipotesi della presenza di violenza nella medicina, ma come abbiamo visto anche nei confronti degli operatori, e questo è importante perché noi parlavamo di violenza strutturale, non del fatto che qualcuno voglia intenzionalmente fare del male a un altro, ma del fatto che si vive male nel sistema. E allora abbiamo detto, ok, adesso ci siamo fatti un'idea, abbiamo giocato col processo, ma questo processo è per noi l'inizio di un percorso di ricerca. E abbiamo fatto 2 filoni di indagine, uno di tipo qualitativo sui professionisti, operatori, quindi medici, psicologi, operatori sociali, eccetera, che abbiamo riunito in focus group. Io vi sintetizzo molto rapidamente quello che hanno detto, solo sulle informazioni rilevanti per quello che vi dico oggi. Dai professionisti abbiamo avuto questo tipo di affermazione, cioè che l'informazione è poco chiara, che interessi economici inquinano le pratiche o comunque il funzionamento del sistema, l'orientamento del sistema, e che manca, sì, effettivamente, formazione su aspetti di relazione e comunicazione e aspetti deontologici. Non se ne parla, ma è un tema estremamente importante che riguarda decisioni quotidiane. E poi abbiamo fatto una ricerca quantitativa sui cittadini. Abbiamo preso come area rappresentativa l'intera provincia di Piacenza e abbiamo intervistato più dell'1% della popolazione, quindi da un punto di vista anche statistico un campione abbastanza significativo. E abbiamo così scoperto una serie di cose che direi non addentriamoci nel singolo dettaglio, ma è interessante vedere che l'informazione che si trova, i cittadini la trovano relativamente in modo facile, ma la comprensibilità dell'informazione è piuttosto bassa, perché siamo attorno, mi sembra, alla metà della chiarezza e della comprensione. E c'è la percezione, qui chiedevamo, l'indagine era fatta sull'esperienza personale, non era un'indagine di opinione. Le domande erano espressamente nella sua esperienza, questa è un po' borderline come domanda perché c'è un ritiene che, comunque si ritiene che vi siano interessi altri rispetto alla buona cura e che quelli prevalenti siano interessi economici che vanno a inquinare questo tipo di relazione. Un altro aspetto, questi non sono tutti i risultati dello studio, vedo alcuni legati al tema della comunicazione, perché da lì poi noi abbiamo intrapreso delle attività, sia come neotopie che come professionisti che fanno, diciamo, parte come volontari dei nostri gruppi di ricerca.
Abbiamo indagato sul livello di collaborazione che hanno trovato i cittadini tra curante e paziente e, come vedete, il livello di collaborazione che hanno trovato in questa relazione è piuttosto basso. E stranamente, perché comunque il ricevente cura è una figura abbastanza importante in questa relazione, no? È quello che non sta bene ed è quello che deve anche, come dire, sopportare o portare le terapie e le cure. E vedete che viene poco preso in considerazione il tempo, c'è poca disponibilità e ancora peggio è, diciamo, l'organizzazione del sistema per dedicare tempo e spazio alla collaborazione. Non parliamone poi, e qui siamo, direi, in un campo, come dire, favorevole, se non sei convenzionale, perché rispetto, diciamo, alla generalità del sistema, rispetto alla quale anche stamattina è stata fatta una domanda alla pediatra, ma se però il sistema in qualche modo favorisse e sostenesse altre diciamo terapie complementari, integrative, non convenzionali, eccetera, potrebbero essere più diffuse, e la risposta è stata ovviamente sì. E questo, diciamo, in sostanza questa pagina ci dice, e invece sostanzialmente no, cioè il sistema non favorisce una integrazione di approcci diversi. Libertà di scelta, questo è un altro aspetto che, per esempio, da un punto di vista deontologico dovrebbe essere importante: quanto c'è effettivamente libertà di scelta di un tipo di cura desiderato da un punto di vista concreto, cioè quanto poi nella realtà siete riusciti a farlo. Diciamo che la stragrande maggioranza dei cittadini ci dice: non ho potuto fare concretamente, esercitare concretamente un diritto di scelta di una terapia che non riguardava chissà chi, riguardava me, e non ho potuto concretamente scegliere. Questo ci dice quanto, questa è una classifica discendente di che cosa ha ritenuto più importante del cittadino, dall'altro lato ci dice quanto questa cosa così importante è stata trovata. Ok? Quindi sostanzialmente questo ci dice che una cosa che è ritenuta importante all'82% dei cittadini viene trovata grosso modo poco più della metà dei casi. Anche questo ci dice che sostanzialmente la competenza tecnica è soddisfacente, si trova, e invece altre cose molto importanti, tipo la competenza umana viene trovata poco, la collaborazione tra professionisti viene trovata poco, risorse materiali, la percezione che ce ne sono poche, il tempo, mamma mia, è comunque una cosa che è ritenuta importante, ma che viene trovata molto poco. In sintesi, di nuovo non siamo qui a ragionare in dettaglio su tutto questo studio, ma non c'è, secondo quella che è stata la nostra percezione, una buona base di scambio che possa portare a soddisfare le aspettative delle due parti della relazione. Ci sembra che alla fine stanno male tutte e due le parti, sono sostanzialmente scontente tutte e due le parti, perché io credo che in questo tipo di approccio alla cura tantissimi operatori ci stiano male a lavorare. Io presuppongo normalmente la buona fede delle persone quando agiscono, e penso che essere costretti a lavorare all'interno di questo quadro per tanti curanti in buona e ottima fede sia veramente frustrante. Quindi, siccome a noi di Neotopia piace, sì, abbiamo organizzato un po' di convegni, ma nei nostri convegni c'era sempre l'idea di: da oggi parte un progetto, da oggi parte qualche cosa, piuttosto che coinvolga 10 persone, 20 persone, ma che a quelle persone lì serva qualcosa, ci siamo inventati qualche cosa. E ci siamo inventati della formazione sugli aspetti della comunicazione, che abbiamo in qualche modo chiamato, questa è una mia, diciamo, invenzione lessicale, ma che ha un significato, la comunicazione trasformativa, cioè un modo di comunicare che aiuta a trasformare, qui lo posso dire, non solo la relazione o il conflitto tra le due parti, ma
il mio contesto esistenziale, aiuta a trasformare la mia realtà, perché cambia il mio modo di relazionarmi alla realtà, e naturalmente sugli aspetti di gestione del vissuto emotivo, che può essere molto pesante per gli operatori di cura, e delle relazioni. E qui devo, così, con molta gratitudine presentarvi, introdurvi, o dirvi semplicemente che qui con noi la direttrice sanitaria dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la dottoressa Frassinetti, che ha avuto il coraggio, devo dire, la passione e il coraggio di permetterci di partire 2 anni fa con un progetto pilota, cioè ha portato degli sciamannati che siamo arrivati sotto una veste importante, perché una delle aziende partner del progetto Neostopia ci ha sostenuti, ha in parte sostenuto il progetto, eccetera. Ma ci ha fatti entrare in questa, che è una struttura assolutamente eccellente dal punto di vista delle pediatrie in Italia e non solo, a fare questo training molto esteso, perché il progetto pilota era un training fatto di 9 incontri di 4 ore, più 2 follow-up di altre 4 ore ciascuno. Pensate, in un ospedale fare una formazione del genere non è semplice. Infatti la dottoressa ha fatto i salti mortali per trovare anche le risorse per farcelo fare, e abbiamo lavorato su uno spettro piuttosto ampio di competenze solo su medici. Perché? Noi crediamo sostanzialmente nell'interprofessionalità e nell'integrazione delle professioni, ma siccome non abbiamo le fette di prosciutto sugli occhi, sappiamo che se noi avessimo fatto una formazione aperta a tutti gli operatori dell'ospedale, non avremmo avuto neanche un medico, perché questa è grosso modo la realtà e l'esperienza comune. E allora abbiamo detto: facciamo una roba tutta strana, ma solo per i medici, così loro si sentono liberi di venire. Poi mettiamo fiducia che quando saranno venuti si saranno un po' aperti a essere persone umane, fragili, fallibili, che possono anche fare una lacrima ogni tanto, e mamma mia, ne hanno ben diritto. Poi immaginatevi in un ospedale pediatrico di terzo livello, abbiamo sentito delle storie che sono veramente peggio che strappa lacrime, strappa cuore, e allora magari sorgerà la richiesta di fare qualche cosa con i propri infermieri. Infatti così è stato. Comunque, abbiamo lavorato, noterete, su delle cose un po' più ampie rispetto a facciamo un lavoro sulla comunicazione. Abbiamo tenuto presente che il lavoro in un ospedale è un lavoro in una struttura complessa, è un lavoro in un'azienda estremamente raffinata, piena di interazioni, di complessità che vanno affrontate tutti i giorni. È un costante lavoro di gruppo con gruppi che continuamente si modificano. E tutto questo oggi normalmente viene chiesto in particolare ai medici, i quali, scusatemi, ci sono diversi medici in sala, a voi ve l'hanno insegnato all'università. Con l'eccezione di qualcuno che si è fatto poi un master in business administration, normalmente il medico che cosa accidenti ne sa di gestione aziendale, di amministrazione, di gestione di attività di gruppo, di problem solving, di tutte queste cose qua? Niente. Ma giustamente si è occupato di altre cose. Oggi gliele chiedono, perché non ci si può più permettere di avere un altro che fa il suo lavoro. E quindi ci siamo inventati questo, e abbiamo trovato questi risultati. Ve li do velocemente, ma abbiamo fatto uno studio di efficacia per verificare, perché a noi piace che il nostro lavoro si controlli come funziona, e abbiamo veramente trovato delle cose molto interessanti, cioè un miglioramento delle relazioni, una riduzione dello stress e così anche del rischio di burnout, che non era comunque un obiettivo specifico della nostra formazione. Ma soprattutto quello che mi interessa di più è la parte finale, cioè lavorando in questo modo abbiamo riaperto dei canali di comunicazione che hanno permesso che la dirigenza dell'ospedale e gli operatori, in questo caso appunto parliamo soltanto dei medici, ricominciassero a parlarsi, cominciassero di nuovo a conoscersi bene,
E complessivamente la macchina, da un punto di vista olistico, ricominciasse a fluire, a funzionare, perché dal punto di vista, diciamo, clinico funziona benissimo, con uno stress enorme da parte di quelli che ci lavorano dentro. E quindi questo chiaramente noi volevamo in qualche modo ovviare. Allora faccio una chiosa a tutto il discorso per dire: oggi abbiamo parlato di fisica quantistica, abbiamo parlato di risonanze, abbiamo parlato di relazione tra il cosmo, il tutto, l'uno, l'individuo, l'universo. Allora la comunicazione che cos'è alla fine? È una risonanza tra due diapason, tra due elementi che in qualche modo scambiano vibrazione. Noi abbiamo fatto l'esperienza in un sistema che abbiamo visto è bloccato per tutta una serie di ragioni e quindi funziona male, di vedere, di far funzionare la comunicazione, di fare in modo che avvenga questa risonanza. E ha funzionato. E qui finisco e vedo che, siccome abbiamo tanto incuriosito e stuzzicati sul discorso della comunicazione, e noi ultimamente non abbiamo lavorato con queste cose nella nostra città, ma abbiamo detto: questi amici qui di Spazio Tesla ci hanno invitati a questa cosa, noi gli parliamo di quanto funziona bene la comunicazione, poi gli diciamo sì, però noi qui non la facciamo. Il discorso era anche cosa facciamo dopo il convegno, perché non abbiamo fatto solo dei bei discorsi insieme. Allora abbiamo detto: facciamo un seminario straordinario a Piacenza e lo facciamo anche così, diciamo, condizioni speciali per le persone che vengono al convegno oggi. In sostanza noi vi proponiamo, questo lo farò poi alla fine personalmente io, vi proponiamo di acquisire degli strumenti prioritari e molto semplici per trasformare quantisticamente la relazione che per noi è il come ci poniamo rispetto al mondo e alla nostra vita e come la nostra vita influenza noi. Quindi qui lavoreremo sugli strumenti di base, molto efficaci, 4 ore, molto interattivi su temi specifici, cioè ognuno porterà qualche cosa che non gli gira nel suo quotidiano e lavoreremo con questi strumenti che abbiamo trovato molto efficaci e funzionano molto bene. Se volete, se può essere un primo, facciamo qualche cosa insieme, noi ci mettiamo questa idea di dire: portiamo qui questa occasione di fare la nostra formazione. Io mi fermo qua perché l'ora è tarda, se avete qualche domanda io ci sono naturalmente, e altrimenti resto anche a disposizione qualche minuto dopo, non so gli organizzatori come sono messi, ok? Grazie dottor Fioretto. Bene, allora passiamo, possiamo dare il premio anche